Un saluto a tutti e benvenuti sul mio canale. In questo video vedremo i risultati delle partite della puntata numero 9, terza fase, del club della scommessa, sperando naturalmente che tutti i pronostici siano vincenti. In caso contrario, il gioco continuerà solo per coloro che avranno indovinato tutte le partite che hanno pronosticato, mentre chi non avrà indovinato almeno un pronostico sarà eliminato dal gioco. Ma adesso andiamo a vedere i risultati delle partite. I due partecipanti che si erano qualificati per questa fase erano Luigi Cafagna e Andrea Campese. E come potrete vedere, Luigi Cafagna ne ha perse 3, che sono Palermo Carpi, multigol da 2 a 4, finita 4 a 1, Bayern Monaco 1 e under 4 e mezzo, finito 6 a 0, e Lazio Parma, multigol da 2 a 4, finito 4 a 1. Mentre Andrea Campese ha perso Torino Bologna 1x over 1 e mezzo, finita 2 a 3, Valencia Getafe 1x over 1 e mezzo, finita 0 a 0, Schalke 04 Lipsia, gol, finita 0 a 1. Milan Inter 1x under 3,5 finito 2 a 3 e Spal Roma 2 finito 2 a 1. Nessuno dei due si qualifica per la quarta fase di questo gioco del club della scommessa numero 9 e dunque il club della scommessa numero 9 finisce qua. Vi ricordo che questo fine settimana non ci sono i campionati di Serie A perché ci sono le nazionali. E di conseguenza, gli altri video del club numero 10 e numero 11, li pubblicherò lunedì prossimo. E, di conseguenza, questa settimana non ci sarà il club della scommessa numero 12, dunque lo posticipiamo alla settimana successiva, alla prossima settimana. Bene, con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!